Ma che cazzo ci stiamo vedendo? Melissa Marcel, un restauro interattivo di 3 film. No, a me iniziamo male. Iniziamo molto male. Io intanto voglio ringraziare Ferrir My Loki. Eh? No, io no. Grazie allora, a Ferrir My Loki per averci... I problemi. Quali problemi? Quando uno inizia dicendo deve giocarlo Redez, lo deve fare per forza, deve fare questo, deve fare quell'altro. Non ha detto per forza, ha detto sarebbe fotonico se lo giocasse Nicola, sto gioco qua. Io e Sabaco condividiamo lo stesso problema, insomma. C'è un club di supplizianti che studiano le peggiori esperienze. Guarda, vai. Faccio così, torno indietro e avanti. Hai visto che bello? Questa è una finezza, per esempio. Allora, nota sui contenuti. I filmati qui raccolti contengono argomenti che potrebbero turbare il pubblico. Le storie appartengono ai generi del gotico, del thriller e del soprannaturale e trattano temi ed elementi come linguaggio scurrile, blasfemia... Linguaggio scurrile non è un tema. Comunque, Blasfemia verso la fede cattolica. Solo quello. Nudità, sesso, sangue, ferite, suicidio, aggressione sessuale, omicidio, asfissia, accoltellamento e armi da fuoco. Faccio un po' di spoiler. Manca la pedofilia. Ho dovuto mettere gli occhiali perché c'è un sole di là, mi sta a fare male gli occhi. Immortality, ha cambiato titolo. Andiamo, si parte. Griglia video. Tutti i frammenti di filmato restaurati della carriera di Marissa Marcel sono mostrati in questa griglia. Usa non vedo l'ora di vedere che cosa cazzo. Usa R per sommare. TRC 1029. Che devo fare? Devo solo scegliere i pezzi. Però vediamo la fine, così finisco subito. Qui questo mi sembra interessante. Vai. Riprodurre una sequenza. Dopo aver selezionato una sequenza, Penny A. Riprodurre. Penny A. Now you must be very excited. I am excited. Now you look very young in person. People always say that. You look what, 15, 16? Maybe. Can we tell the people at home how old you actually are? Yes, I'm 20. That is correct. Vi dimostro tranquillamente 20 anni, non... Bella ragazza. Word out and saw how many was it? 10,000? I think it was over 20,000. 20,000. Mm-hmm. He saw 20,000 girls and long story short, he picked you. Yes. And you'd never acted before. Tutto di coglioni, 20,000 ragazze. Modeling and I liked the theater. Eh beh, si è visto 20,000 ragazze recitare bene, male, malissimo, benissimo. Sì, una rottura di coglioni. Si dice, diceva proprio visto. Same magic that powers this lens can also grant you what you wish. How so? You remember the night that I was to die, when we took to St. Clair's sepulcher? That night, I performed a rite. I summoned a fallen angel to aid me. What have you done? Non ho capito che devo fare. È vero? Pausa la sequenza, premi Y per entrare in modalità immagine, premi L per spostare il cursore. Questa è un'immagine chiave come il viso di un tempo. Premi A e l'indicazione la binerà un'altra inquadratura in cui appare la nuova sequenza per raggiungere la griglia. Binga. Hai capito? Sì, più o meno. Che stai vedendo? Sto andando indietro, uscire da sta cazzo di cosa di merda. You have a key to my room? That's a little nicer than that. It's a lot nicer. It's... Ding. Well, thank you. Cioè, trovo i collegamenti all'interno dell'immagine. Un microfono col microfono. Io sono veramente confuso. Ma quindi quello era un tutorial? Ma come? Fine del tutorial? Ma io non so che cazzo si deve fare. Lo scopriamo. Ancora qua stiamo. Mia tutorial. Allora, dobbiamo cercare tipo la testa di questo. Adesso mi trovo a lui dall'altra parte. I just can't get enough. You're fantastic. Thank you. Thank you for having me. Stop saying that. What? Stop thanking me. Posso dire che mi sto cagando il cazzo in una maniera inimmaginabile? Ma è carina la storia. Finalmente qualcosa di serio. La maschera? O lei a pecora? Lei a pecora.
Scene 20F, take one. Non c'entra un cazzo. La maschera per maschera. Sì, va bene, no. Oh, finalmente. Due persone che vanno a fare sesso in campo. Quando c'è a che fare con le pillole è sempre un bene. Hai capito il regista? What did I just take? Just a little something. I already took one at the club. What's your name? Christina. Christina. When we get back to my apartment, I'm going to tell you exactly what I want you to do. Oh, it's interesting. And you're going to do it for me. Is that okay? Sure. Good. Lei ha una parrucca però che è agghiacciante, cioè non... C'ha l'attaccatura dei capelli. Ma non ci ha messo niente. Si serve solo lui. Good. What did I just take? Candy. Candy. Really? Stavano provando una scena. Non stanno veramente facendo le zozzate. Però lei lo guarda... ammirata. See, that's funny. In your club clothes, half dressed, soaked to the skin. Che qua stanno provando. E lei è una simpaticona. Era prevedibile. Lui non esiste. Siamo sempre lei? Continua ad avere delle parrucche. Credo tutte le cose che stiamo scoprendo. E poi le dobbiamo tipo riselezionare. Vabbè, ma è una rottura di coglioni. Però mi sto a divertire a vedere l'attaccatura dei capelli di lei con le parrucche. Quindi è una roba che hanno fatto loro. Eh sì, però non è proprio. Molto interessante, c'è un cazzo. So this guy likes tits, huh? I read in the paper he was fucking his model. She's not even half his age. Genius doesn't age. Ci sono delle cose, la penna, penso, le tette là sotto. Vai sulle tette. La maschera. Le parrucche. Noi siamo negli anni 70 comunque, le parrucche sono normali. Scopare. Scopare! He let himself be cast, but the killer cut off the air supply. The penis was cut off post-mortem, though the condition of the corpus cavernosum and the... E lui respira, però nessuno gli dice. Eh beh, no. What's in there about our muse? Well, nothing incriminating. Some of it's in code, though. Might just be doodles. Lui si vede proprio che respira la grana. I think he really thinks she Il fatto di un cadavere senza cazzo respira. Ma secondo me sotto sotto c'è pure il cazzo lui. Che gli vuoi? La cartellina. La finestra. Alright, read for scene 1 through 9. We'll just go straight through. No. Douglas. Enchanted. You know, I will take advantage of you being frozen in place. Perché dovevamo giocare a sto gioco, me lo ripeti? Io non lo so. I have heard lei comunque se la pomiciano tutti quanti. Però questa volta lei non gradisce. Oh, no. I am not a fan of cubism. It just seems inherently wrong to take a beautiful woman and turn into a bunch of triangles. Anche Judy di Cyberpunk è un ammasso di triangoli, ma nessuno si lamenta.
troppo una merda quel disegno. Infatti non si può vedere. Scene 20E, take 2. Per trovare tutte le scene basta andare sui chat, no? Ti piace? Cos'è? Action. Questa è la scena dove lei è stata catturata. E si risveglia. Ma il panico. Release. Non era tanto impanicato. L'occhio non era spalancato. Forget your reputation, Ambrosio. Your soul is in the balance. Il muro là dietro leggermente dipinto a mano. I'm excited to meet Douglas Simon. Seeing him in a loincloth fighting gladiators. Che vibra. Prima vibrava. Forse perché lei è importante. Forse quando vibra il gamepad è per dirti che è un dettaglio, un attore importante. Boh. Io non so che stiamo facendo. Da quanto stiamo giocando? Da 35 minuti. Lara ha detto almeno aspettate 40 minuti. Perché? Non lo so. Si sono pure sbattuti, eh. No, ma per fare una cosa simile, comunque, cioè il concept è carino, se vai per vedere. Se si capisse qual se è il punto. Se si capisse che cazzo sto facendo. Vogliamo leggere una recensione di questo gioco per vedere se qualcuno l'ha giocato più di un'ora ed è sopravvissuto per raccontarlo. Who is Frankie Santora? I don't know. His name appears 12 times in the diary and he doesn't show up in any records, so... Maybe he was one of Minsky's dealers, one I never met. Well, you wrote it. It's just a name. Ci sta proteggendo Santori, no? I sleep naked. Ecco che YouTube ci uccide. Guarda che fatica abbiamo fatto fino adesso per vedere due tette. Secondo me se si scopre le tette ti riporta al quadro di prima. Ah no. Forse lei è stata uccisa e dobbiamo trovare dove e con chi, a chi gli ha fatto brutto fondamentalmente. Magari ha fatto brutto con qualcuno. Credo che le parti importanti siano le tette. A parte le tette, credo che le parti importanti siano prima che iniziano le scene, quindi prima dell'azione e dopo lo stop. A questo punto dobbiamo concentrarci sulla vita vera. Allora, aspetta. Marissa Marcella è una grande promessa del cinema. Esordì nel mondo della pubblicità come tante attrici prima di lei. Purtroppo la pellicola non fu mai distribuita nelle sale. Trovò un altro ruolo nel film Minsky. È inevitabile chiedersi perché i film non siano mai arrivati nelle sale e come mai Marissa non sembra invecchiata di un giorno quando è riapparsa nel 1999. Comunque, comprendere le pochissime meccaniche di gioco è davvero molto facile, anche perché imparare a manipolare le clip è solo il primo passo verso qualcosa che fornisce, che finisce per catturarti in modo totalizzante. Sì, cioè, è divertente questo fatto qua, eh. Però mi sarebbe piaciuto che all'inizio mi avessero detto un incipit. Cioè, nel senso... Se mi avessero detto, guarda, sta persona non è invecchiata di un giorno, scopri perché. You look hot. Don't you dare. Lei cambia parte. Right di continuo, sure. Una trasformista. La frutta, i cuscini. E questo è un altro film dove già stava Gesù Cristo e Satana e Gesù. Ma quindi tette, è tutta una tetta questo gioco. Vediamo un attimino se ci sono altre tette in giro. L'abbiamo già vista questa tetta. Andiamo ancora a tetta. Anche questa tetta sì, l'abbiamo. Quella nel quadro. No. Tetta francese, come si dice. Do you understand now?
You are a big girl. You're falling out of your dress. Perché dovevamo aspettare 40 minuti? Sono passati ampiamente. Non lo so, probabilmente intendeva dire, vedrete che dopo un'ora non avete ancora capito che cazzo fare. Cioè, il nostro coinvolgimento veramente è riprodurre filmati avanti e indietro e cliccare sui dettagli, è tutto qua? Perché prima è uscita una cosa? Questo. Ok, quando vibra, vedi che adesso vibra? Devo fare marcia indietro tutte le volte. Madonna. Aspetta, c'è qualcosa. Quell'uccello. Cerchiamo altre tette. Aspetta, fammi vedere l'uccello quando arriva. Mi sa che è brutto. È bellissimo. Altre tette. Finiranno le tette su questo film. No, questa l'avevamo già vista. Basta, abbiamo finito le tette. E vabbè, ci sono più tette di un porno in questo film. 2 hours later. Ragazzi, non ho capito. Non è, cioè, nel senso, non è brutto. No. Se mi avessero detto inizialmente, vedi perché questa qua sta sempre giovane, vedi perché è morta a un certo punto. Cioè, io continuerei, perché ti piglia il film. Cioè, il fatto di poter viaggiare nella sua vita, vederla attraverso le scene e vedere quei piccoli stralci prima o dopo, o comunque sia, è tutto documentato. Ma non c'è un pezzo di scena della sua vita privata. Cioè, lo cogli qua e là dai dettagli. È molto interessante. Sì, è... Cioè, mi andrebbe anche di vedere dove va a parare. Mi sta sul cazzo che all'inizio non ti dicano cosa devi fare. Se noi guardiamo centinaia di clip e troviamo centinaia di dettagli, alla fine, quando è che finisce il gioco? Io ho paura che a un certo punto guardi una clip a caso e escono i titoli di coda. Veramente non capisco la struttura di gameplay di questo gioco. Sarò scemo io, non lo so. Comunque faremo altre ricerche in merito. Questi erano i commenti a caldo su un'ora di gameplay.